ragazzi, from Maestro Video Copelli, welcome to my channel. Today I'm going to show you how to control if the oven is in temperature nice and hot, because to cook a Neapolitan style pizza you need an oven nice hot in temperature, not only hot the inside of the oven, but you need the stone, the top, the bricks needs to be hot. So let's go see how to see that. Oggi vi dimostro come controllare il forno se è alla temperatura esatta per cucinare una bella pizza napoletana, perché certe volte il forno sembra caldo dentro, però non è caldo abbastanza per cucinare una pizza napoletana. Quindi certe volte voi dite: oh, il forno, vedete la temperatura, 450 gradi, però non va bene, la pizza esce croccante o non esce bella gonfia. Ok, andiamo dentro il forno. So it's pretty simple. When you turn it on the oven, you'll see it will be all black, the top of the oven. But when you fire up the oven in the center, the top, like you can see, it will become slowly white, or the color of the brick. That means that the oven is going in temperature. See, the oven in this case is all like a brick color, it's not black, we don't see black. And then the ashes on the floor will make the bottom of the oven hot. And so you don't need to worry about the oven. Like you can see now, it's nice in temperature. I'm gonna explain a little bit in Italian. Ok ragazzi, quindi quando accendete il forno noterete che il forno sopra diventa tutto nero o è già nero. Quindi quando accendete il forno, accendetelo al centro, così piano piano la fiamma riscalda il mattone e si schiarisce totalmente il di sopra del forno. E vuol dire quando il mattone si schiarisce sta andando il forno alla corretta temperatura. Dopo muovete la cenere nella vostra destra o la vostra sinistra e quella cenere che si deposita per terra riscalderà il piano del forno. Quindi ecco voi il forno a temperatura. Ok, let's make a Neapolitan style pizza and let's see the oven how is in temperature. We saw the oven is in temperature, so even if the dough is a little bit cold, the pizza come out perfect. Anche se la pasta era un po' fredda, abbiamo visto che il forno è a temperatura. Grazie per la visualizzazione, thumbs up, condividete il video, iscrivetevi, subscribe, share and like the video. Subscribe right here and check out my other video, every week new video. Thank you so much. Ciao!